Nasce un'iniziativa positiva alla quale abbiamo cercato di contribuire, pur con la consapevolezza che si tratta di un'iniziativa non a carattere pubblico ma di matrice privatistica. Il commento del sindaco Giuseppe Nicosia all'istituzione dell'Istituto Musicale Superiore voluto fortemente dall'Associazione Amici della Musica. Ieri la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Comune, Istituzione Scolastica Giovanni XXIII e l'Associazione Amici della Musica Rosario Lucchesi per l'attivazione in città di una sezione distaccata dell'Istituto Musicale Superiore Toscanini. La sede convenzionata di Vittoria del Conservatorio Toscanini di Rivera è stata intitolata a Salvatore Spatola, che per decenni è stato presidente dell'associazione vittoriese. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Nicosia. Vogliamo sostenere questa iniziativa. Avere un istituto musicale a Vittoria è qualcosa di estremamente prestigioso, ce lo chiedono i giovani, ma soprattutto ce lo dice ormai l'accelerazione sui temi culturali che abbiamo voluto imprimere, perché la città di Vittoria merita questa attenzione sui temi più importanti. Giovani che crescono con la musica e che si formano anche culturalmente e a livello proprio di istruzione e si preparano poi per accedere ai conservatori qua a Vittoria, non soltanto aiuterà le famiglie che non devono andare fuori, ma soprattutto qualificherà ancora di più l'offerta formativa, culturale e di istruzione a Vittoria. Quindi grazie al primo circolo con cui abbiamo stabilito questo rapporto di collaborazione, importante che l'iniziativa parta dall'Associazione Amici della Musica, col maestro Lancia, con ormai l'ormai defunto dottore Spatola, ma è una cosa alla quale tenevo dare compimento. L'amministrazione comunale darà il proprio sostegno e aiuto come lo sta dando al momento iniziale.